Non fui chiamato dalla Rai per fare Non è mai troppo tardi. Io non fui chiamato da nessuno. Abbiamo visto così il secondo uso della lettera H. Guardate, è tanto strana questa lettera che addirittura noi la possiamo nominare. Io non ho mai avuto voglia di andare in televisione. Io fui mandato dal mio direttore didattico a fare un provino alla fine del mese di ottobre, perché il ministero era arrivato, avevano programmato che il 15 novembre doveva partire la trasmissione e non avevano trovato ancora un maestro. Però era dal mese di marzo, questo l'ho saputo dopo, che loro cercavano un maestro. Come tutte le cose, non si può dire, vabbè, come tutte le cose all'italiana, chi avevano chiamato all'inizio, il grande raccomandato, poi i grandini, poi quelli, alla fine l'unica cosa molto seria era che volevano un maestro per la televisione. E ci hanno dato una lezione, già scritta sulla lettera O. Alle 11 di sera, dalle 2 del pomeriggio, mi chiamarono a fare la prova. Io ho detto, sentite, posso fare come mi pare a me o devo recitare questa cosa che è stata fatta? E allora ho fatto, devo recitare o posso fare di testa mia? E ha sentito qualcosa e poi fa, no, può fare pure di testa sua. Allora ho cominciato, ho fatto, chi ha scritto sta lezione non capisce niente. E ho strappato la lezione. Ho fatto, poi mi servirebbero un po' di fogli di carta, carta da pacchi se ce l'avete. Cioè, la mandiamo a comprare, c'era il bar di fronte, hanno portato una sessantina di fogli di carta, io l'ho fatto attaccare al muro, ho preso un pezzo di gesso e ho cominciato a disegnare. Perché la soluzione qual era? Nessuno si era posto il problema che la televisione, io che non la conoscevo, però pensavo che la televisione è un'immagine in movimento, ossia se io mi fermo per 20 minuti addormento tutti. Se voglio tenerli svegli devo fare un qualcosa che si muove. Allora o metto le ballerine, ma non era degno della scuola, o faccio qualsiasi altra cosa, però non rientrava nella scuola. L'unica cosa era disegnare. Allora bastava schizzare qualcosa, meglio che fosse stato incomprensibile all'inizio e poi si capiva alla fine, in maniera che quello stava lì, guardava e intanto mi doveva sentire. E la tecnica era questa, a un certo punto hanno interrotto la lezione e sento una voce che veniva per me, che è stata dove, che fa, abbiamo trovato il maestro, andate via tutti gli altri. Allora io faccio, grazie, arrivederci. Dice no, lei è qui. E così è cominciata la mia avventura. Poi forse l'esperienza l'ha fatta fare il ministro della pubblica istruzione allora, nel 1946, che mi ha sbattuto, appena tornato da sotto le armi, ha preso e mi ha mandato a insegnare nel carcere minorile Aristide Gabelli di Roma, con una classe di 94 ragazzi, che andavano dai 9 ai 17 anni e mezzo, perché poi al 18° anno sarebbero passati a Regina Celi. Avevo poco più di 22 anni, 21-22 anni al massimo. E quando sono entrato da loro sembravo un ragazzo come loro, insomma dimostravo di meno della mia età. I ragazzi mi hanno preso per uno di loro inizialmente, per cui è nato e aspettavano e mi chiedevano, ti hanno pizzicato, ti hanno fregato, perché? Io facevo, a te perché? Così io mano a mano in un'ora e un quarto sapevo un po' la storia, insomma i capi di ciascuno. Alla fine questi facevano, sto maestro quando arriva, ora quando arriva ci pensiamo noi. A un certo punto io ho detto, vabbè, il maestro è arrivato, sono io. Dice, guarda che pacchia, sai che facciamo? Tu ti metti là in fondo, ti porti il giornale, se fumi ti porti le sigarette. Noi 4 ore stiamo tranquilli, nessuno ci rompe le scatole. Euforismo. Dice, però, dice, noi avremo 4 ore di libertà. Dice, tu. Allora il fatto, sentire, è vero, pure a me andrebbe bene, però lo Stato mi paga, poco, però mi paga. E io devo fare scuola, perciò faccio scuola e voi dovrete cercare di... Dice, allora te la giochi la partita. Io pensavo giocarsela a carte, ma il fatto, vabbè, me la posso giocare. Dice, allora, questo è il capogruppo, c'era
non dico il cognome, si chiama Oscar, il nome era Oscar, mi fa: allora ce la giochiamo, se perdo io tu farai scuola se ci riesci, se vinci, sì, vinco io, dici tu, ti metti lì all'angoletto e buonanotte. Allora ho detto: vabbè, tira fuori le carte. Dice: che carte? Qui a cazzotti si gioca la cosa. Insomma, io ho fatto 4 anni di marina, per cui l'avevo imparata un po', per cui mi è dispiaciuto, però alla fine l'ho picchiato. E questo è stato il primo incontro con la scuola che ho avuto. Un bambino in seconda elementare, e un certo Marco, mi fa, non mi ricordo per quale motivo si discuteva, e allora, discutendo insieme, e lui mi fa: lo sai, maestro, che ci sono le corde vocali? Allora, ho detto: che ne sai delle corde vocali? Dice: ah, il babbo ha detto. Vabbè. Lui aveva avuto un'informazione, una conoscenza di una cosa della quale però non poteva verificare. E gli faccio: a che servono? Dice: sono 21 le corde vocali. Questo mi ha fatto subito drizzare le orecchie. 21. Ho detto: perché? Io non te lo spiego, maestro, perché? Quante sono le lettere dell'alfabeto? Sono 21, A, B, C, D, eccetera, eccetera. Io volevo dire poi che c'era anche altre cose, però ho aspettato. Allora, dentro di me ho pensato: lui ha due esperienze, ossia ha un'esperienza e una conoscenza. L'esperienza delle lettere dell'alfabeto, la conoscenza data da qualcuno che gli ha detto che esistono le corde vocali. Che ha fatto? Ha legato queste due esperienze, diciamo così, e ne ha tirato fuori un concetto. Concetto: 21 sono le corde vocali. Allora io, per prenderlo in castagna, gli faccio: scusa, ma se io voglio dire Y? E mi fa: maestro, si vede che non capisci niente. Y è fatto da I, P, S, O, L, N, cioè, l'alfabeto, no? Dice: tu con queste 21 corde ci parli tutte le lingue. Allora, come potevo dimostrare che era un concetto sbagliato e che le corde vocali erano 4 e non erano 21? O sgozzavo qualcuno e gliele facevo vedere, o se no glielo potevo imporre, però l'imposizione non forma un concetto, questo è il punto. Ossia, ti do un'informazione, ti obbligo a ripeterla, poi questa informazione o te la dimentico, se no rimane lì, però non è una crescita intellettuale. Allora ci pensai un paio di giorni, poi la mattina sono andato a scuola con un violino. Violino, 4 corde, l'archetto, ho cominciato a strimpellare, l'ho fatti strimpellare tutti i ragazzi, poi anche Marco. E poi ho fatto: ma che strano, il violino, quante corde sono? 4. Eppure quanti suoni fa? Tanti. Io non so se poi lui ha modificato il suo concetto e è arrivato a capire che forse con 4 corde si poteva fare tutto. Però è rimasto colpito il fatto. Questo discutere insieme obbligava i ragazzi a rivedere quello che loro sapevano, a dirlo, e poi li obbligavano a parlare, questo era il punto. E la scuola funzionava, questi venivano contenti a scuola, questa era la cosa essenziale. Allora, il tema è fatto, adesso tutti pronti, tu l'hai scritto Federico, l'hai scritto Valerio? Valerio, so qual è la tua passione per lo scritto. Leggi tu, cominciamo, aspetta, prima faccio una cosa. Non ti voglio picchiare. No. No. Allora, sono pronto adesso. Pronto. Prendo Il tema, 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 come mi lavo i denti? Questo era il tema. E poi spiegherò perché. Allora, lo spazzolino. Preso. E poi mi metto il dentifricio sullo spazzolino. Bene. Non mi Vai. avete preso. Ho dimenticato qualcosa. Di aprirlo. Aprirlo. Tu hai scritto: prendo lo spazzolino, metto il dentifricio sullo spazzolino, guarda, sto qui. Poi? Vai, lo apro adesso. No, maestro, non ce lo mette, non ce lo mette. Se no dopo per me che come fai? Un po' lo metto in bocca. Quante volte Aspetta, che cosa metto in bocca? Leggi il tema, ricomincia. Prendo lo Prendo lo spazzolino. spazzolino, l'ho preso. E poi metto il dentifricio sullo spazzolino. Allora, tu hai detto Che sullo spazzolino. schifo. È sotto lo spazzolino? No. È sullo spazzolino. E allora? Io vado Poi? sullo spazzolino. E poi lo metto in bocca. Ma che schifo! Senti, se fosse panna ce lo metterei in bocca. Su 26 ragazzi che avevo in classe, io ce ne avevo 15 che avevano dei grossi problemi, però 4 ce ne avevano enormi.
quando nacque la storia delle schede, io devo dire che cosa erano questi ragazzi. E io dissi al direttore, ma non te lo scrivo. Non te lo scrivo perché io faccio una cosa che è relativa a questo momento, ma questo documento rimane. E chi lo legge fra un anno dirà che questo ragazzo è un mentecatto, è questo, è uno schizofrenico. Che gli facciamo? Ma perché lo devo bollare? Punito. 4 mesi senza stipendio. La cosa buffa è che l'anno successivo io le schede le devo fare, ma io non l'ho fatta, mi feci in timbro. Fa quel che può, quel che non può, non fa. Un giudizio estremamente preciso, scientificamente esatto. Fui denunciato alla Procura della Repubblica. Il giudice mi sa ridere, mi fa, maestro, dice, ma lei glielo scrive col timbro, li prende in giro. Allora, no, il secondo anno successivo lo scrisse a mano. Io vorrei vedere la gente che possa fare una valutazione quando ha dei bambini che hanno dei grossi problemi dentro una classe. Questa è la realtà. E oggi i bambini, i problemi, ce n'hanno molti di più di quelli che ce n'avevano una volta. O eravamo stupidi noi e non li capivamo, o sono cambiate le cose perché i problemi, o è la scuola che crea i problemi ai bambini. Io andai in Sud America la prima volta nel 55-56 per studiare un tipo di formiche. Vabbè, questo è un altro aspetto di questo individuo strano. Poi ho scoperto che c'erano altre situazioni che valevano molto di più. C'era gente che, ossia i contadini, non potevano iscriversi ai sindacati perché non sapevano leggere e scrivere, ma nessuno insegnava a leggere e scrivere. Perché chi gli insegnava a leggere e scrivere veniva picchiato, bastonato, imprigionato oppure semplicemente ammazzato, così finiva tutto. E questo, siccome era una cosa che era proibita, mi attrasse. E allora io andavo sull'altipiano andino, una volta in Ecuador, poi in Perù, insomma, giravo, questa era la fascia d'azione. E facevo scuola a un gruppetto di una quindicina di indios, dal 57 fino al 76-77. Però dopo non sono andato più solo. Poi ci cominciarono ad accusare di essere ceghevaristi, oppure papisti, oppure accidenti che finivanisti, e per cui cominciarono ad arrestare gruppetti e le cose non io non me la sentivo più di rischiare la vita di questi ragazzi. Per cui molte volte abbiamo discusso questo a Lima e altre volte a Quito. Si voleva capire, insomma, se la Chiesa doveva servire l'uomo o doveva servire il potere.